Cioè, non potete capire. Questo Modena mi ha fatto arrizzare i capelli. Oh. Altre notizie. Bentornati a una nuova puntata delle uscite del mese. Meglio di così, non potevo presentarla. Modena si avvicina. Abbiamo lavorato. Ci hanno aiutato tutti, praticamente. Tutti ci hanno scritto, ci hanno mandato. Questi sono i giochi, fate voi, dite tutto. Dite quello. Basta, iniziamo con l'altro. Un po' di tatto. Iniziamo subito con un gioco che probabilmente mi porterò a casa, perché ho il base. È un Imploding Kitten. Questo mazzo è un'espansione di Exploding Kitten e vi dà la possibilità di giocare da 5 a 6 giocatori. E già è interessante, perché noi ci giochiamo sempre a costo, ci piace sempre giocare un po' di più. Scoppia sempre. E iniziamo subito. Andiamo avanti con la prima espansione di Fallout New California. Vai, tu questo sei amante del gioco, del videogioco. Purtroppo il gioco da tavolo ancora non l'ho giocato, perché lo sto rimandando. Recupereremo. Esatto. L'espansione aggiunge nuove missioni, nuovi scenari. Anche questa, come tutte le espansioni di giochi da tavolo, aggiungono roba. Ma è l'espansione che togli. Tutto chiaramente con il tema New California del videogioco. Sì. Un altro gioco, e lui va avanti col contatore, che comprerò è Unlock Heroic Adventure 2. Noi siamo appassionatissimi di questa serie. Lo deve comprare, la comprate tutti lui, io ci gioco a sbaffo. Esatto, sto comprando tutti. Questo nuovo capitolo di Unlock aggiunge 3 nuove avventure. Una a tema sembra videogiochi, una si parla del tema di Sherlock Holmes. C'è un tizio con la pipa. Esatto, qui si parla del filo rosso del delitto. E l'ultima, pensiamo che sia sempre tema Alice nel Paese delle Meraviglie. Andiamo avanti con una nuova espansione di Arkham Horror. Qui tocchiamo alla quarta campagna del gioco di carte. Anche qui 69 carte, un nuovo scenario sempre in tema Arkham Horror. Arriviamo all'ultimo importante titolo dell'Asmodee, con Kung Fu Zoo. Gioco di destrezza e velocità con dadi e carte. Semplicemente da 2 a 4 giocatori credo che si scontrino in una battaglia di kung fu degli animali. Esatto, interpretando degli animali simpatici come scimmie, elefanti, zebre, gorilla, leopardi. Sono gorille. Femminili, potrebbe essere femminili. Gorille. E con questo passo la parola al mio socio. Io invece vi parlerò della 3M. E la prima cosa di cui parlerà sarà il terzo acquisto. Sì, il terzo acquisto. Allora, si chiama Heritage. Di cosa parla questo gioco? È una tematica vampiresca, quindi si parla di vampiri. È un gioco legacy, quindi come tutti i giochi legacy, le tue scelte condizioneranno il gioco. Esatto. Qui lo scopo è influenzare differenti zone di confronto. Ogni tua scelta porterà poi dopo a delle deviazioni durante la storia. Sembra una battaglia tra casa dei vampiri. Esatto, tra casa dei vampiri, un po' Twilight. Esatto, mi dava quello. Senza amore, credo, perché succede. E alla fine del gioco il bello è che le tue scelte ti porteranno a diversi tipi di finali. Sì, esatto, qui parla da quello che ho capito di 700 anni. Di gioco di ruolo, parliamo. Esatto. E alla fine di questi 700 anni ruolati dovrebbe esserci un finale per ogni scelta che hai fatto precedentemente. Esatto. Sarebbe bello capire se è possibile poi rigiocarlo altri finali, vedere e portare altri finali. Mi ha messo tanta curiosità, per cui sarà il terzo acquisto. Poi, sempre la 3M edizione ci porta Magic Maze Kids, quindi il formato di Magic Maze per bambini. Immaginate quindi il buon vecchio Magic Maze con sbattere quelle cose con i bambini. Potrebbe diventare forse peggio di Episano. Esatto. Poi sempre la 3M porterà Counterfighters. Qui si parla di falsari. Guarda, leggendolo effettivamente mi è incuriosito, perché l'obiettivo qual è? Si fa parte di
si parla di mafiosi, bravo, senza gatto però. Mafiosi falsari che devono sostituire delle banconote false con delle banconote vere. Il padrino della tua losca combriccola ti potrà aiutare a distogliere l'attenzione della polizia, quindi creare, diciamo, degli escamotage per non farti beccare. Il gioco finisce quando la polizia finisce le indagini. Quando la polizia finisce le indagini, il giocatore con più soldi reali, quindi non quelli contraffatti, vince la partita. Onesto. È interessante, è un gioco da 2 a 4 giocatori della durata di 35 minuti. E andiamo avanti con Monster Slaughter. Non so se si può dire 3.5 come acquisto. No, facciamo che tu te ne rimani a 3, forse io vado a 1 per il momento. 3 a 1, perché ho visto un po' di immagini, c'è una casa tridimensionale, cioè semi-tridimensionale, è carino. E il 5 è quello il motivo, sembrava carino, sembrava carino. L'obiettivo, cioè la tematica che è un po' particolare, un po' la Bears versus Babies, per giochi che piacciono a me. No senso, no. Cioè, ci sono degli umani che vanno a trascorrere il fine settimana in un bosco. No? Quindi classica scena dei film semi-horror, cioè, all'inizio di un film horror. Vanno in questa casa e qual è lo scopo? Ogni giocatore impersonerà una famiglia di mostri. Questa famiglia di mostri deve competere con le altre famiglie di mostri per sterminare il più umani possibile. E quindi alla fine lo compra lui in seguito quando lo vedo. Quindi lo scopo del gioco, quindi ogni giocatore dovrà cercare di massacrare più persone e spaventare più persone possibile. La famiglia che al mattino avrà seminato terrore e raccapricciato più persone vincerà la partita. Poi un altro gioco che un po' a me fa un po' di nostalgia. Il mio periodo universitario è stato caratterizzato molto da questo gioco, Jetpack Joyride, il gioco da tavolo di quel famosissimo giochino per cellulare, per smartphone, di questo tizio con il jackpot che correva. Il gioco in che cosa consiste? Delle planche costruiranno un laboratorio. Avremo dei tassellini un pochino in stile patchwork, ok, con delle sagome già precompilate. Con questi segnalini dovrai creare il tuo percorso per prendere quindi le monete, per prendere la maggior parte di bonus e schivare, schivare laser e quant'altro. Poi un gioco deck building basato su... Anche di questo? Sì. Per gli appassionati. Per gli appassionati. Qui secondo me parte lo zingo quello... Esatto. Parliamo di? Cavalieri dello Zodiaco. Esatto. È un deck building, si chiama Saint Seiya. Quindi un deck building, si costruirà il proprio mazzo per cercare di sfidare gli avversari. Passiamo quindi a un altro gioco, sempre della 3M, che è Carson City. Che mi ricorda qualcosa. A te ti ricorda sicuramente Carson di Daffy Duck, sicuro. E che qualcosa mi ricordava? Che è il nome un po' di ritardo. Siamo collegati. C'è un'assonanza. Di cosa parla? Allora, si compete tra giocatori reali e anche giocatori virtuali. C'è la possibilità di mettere quindi dei bot che comunque ampliano il gioco. Si deve competere quindi con gli avversari per appropriarsi dei lotti di terreni e degli edifici. Quindi creare una propria città e svilupparla per renderla la più prosperosa di tutti. Si fa quindi ottenendo questi edifici e territori e inoltre poi si potrà essere aiutati da alcuni personaggi influenti che daranno punti dopo averli posizionati vicino ad edifici. Quindi è un gioco abbastanza strategico, quindi bisogna posizionarsi in maniera tale da creare il miglior sviluppo. Esatto, la migliore combinazione per sviluppare. Chiaramente tutti quanti hanno lo stesso obiettivo, quindi c'è quel controllo dell'avversario in modo da evitare che l'avversario si posizioni in un punto più favorevole. Ok. Chiudiamo sempre con la 3M. Apriamo una piccola parentesi per voi. Piccola parentesi, che ci tenevamo comunque a farvelo sapere. Sì. Saranno presenti sempre della 3M a Modena due prototipi. Uno si chiama Dropship e l'altro Piccolio Mini Blu. Sono dei prototipi di cui non sappiamo nulla. Esatto, piccole citazioni, esatto. Ci tenevamo a farvelo sapere. Esatto. Ma ci sono altri due giochi che saranno presenti probabilmente a Modena, di cui però non possiamo dirvi nulla, perché esatto, li troverete lì, saranno delle esclusive 3M e li conoscerete live, solo andando in fiera, live.
E siccome siamo persone serie e diligenti, direi, ci siamo ricordati adesso di accendere le luci di scena. E le luci accese ce le siamo ricordati proprio adesso perché... Sì, perché qui adesso si illumina tutto quando si parla di... Non so se leggete, Cranio Creation, i 10 anni della casa editrice. Tanti auguri, auguri come tanti tutti auguri. I decennali, li abbiamo fatti sempre. Esatto. Iniziamo con le espansioni di Escape Room. Escape Room è un gioco che vi abbiamo già presentato nella scorsa uscita del, del video. Esatto. Doveva uscire a Lucca, poi c'è stato un patatrack gigantesco che purtroppo gli ha bloccato tutto. Esatto, è uscito finalmente in base, ma a Modena troveremo finalmente, dai primi di aprile troveremo finalmente le due espansioni. La prima che si chiama Misteri Mortali e la seconda Benvenuti a Falland. Penso dalle immagini che parlino una di un investigativo, probabilmente Misteri Mortali, sempre stile Sherlock Holmes, l'altra probabilmente un parco giochi, un parco divertimenti, diciamo, un po' stile horror, semi-horror, esatto. Non si è visto ma non lancia video contemporaneamente. Finalmente esce anche un'espansione che porta i miei acquisti a 4. Sagrada. Un'espansione importantissima per noi perché vogliamo giocare sempre a questo fantastico gioco, ma ci troviamo sempre in 5 o in 6. Questa espansione porterà finalmente ai nostri tavoli la possibilità di giocare in 5 o in 6 giocatori, ampliando il numero di dadi e le schede delle vetrate che vanno messe sotto. E anche le plancette. E anche le plancette, chiaramente. Qui spiega il gioco che le 6 vetrate, le vetrate che andranno messe diciamo nelle plance, saranno riequilibrate per 6 giocatori. Andiamo avanti con Trap Wars, un gioco frenetico, lo chiamano, purtroppo per me, di abilità linguistiche. Ah ok, allora lei, non ne parliamo per esatto, niente. Cioè io non so parlare, chiedo scusa a tutti. Nei panni di un gruppo di avventurieri bisognerà far indovinare delle parole e l'ambientazione del gioco è fantasy. Quindi chissà queste parole quali saranno, non so, è un po'... Palla di fuoco. Ecco, cerca di far capire una palla di fuoco a un tuo compagno quando alcuni avversari al tavolo, perché parliamo sempre di un party game da 4-8 giocatori, al tavolo avrete altre persone che invece infastidiranno colui che parla per, diciamo, diciamo per complicare la cosa. Un gioco finisce amicizie. E andiamo avanti con The Potion. Un gioco da 3-7 giocatori. L'ambientazione parla di un gruppo di alchimisti che si riunisce per creare la pozione definitiva, la pozione finale. Essendo un party game si parla di dadi e si parla di bluff. Scopo del gioco è riuscire a liberarsi di tutti quegli ingredienti misteriosi e tenerli nascosti, credo, dietro, esatto, dietro una plancia o non so in che modo, dagli altri giocatori. Ogni ingrediente nascosto vi darà due segnalini, due punti. E lo scopo del gioco dovrebbe essere di riuscire a raccimolare gli ingredienti dettati dai dadi che tiriamo. Qui c'è un titolo interessante adesso. Amo i giochi cooperativi. Amo i giochi cooperativi in tempo reale, ma soprattutto amo i giochi in tempo reale, cioè più di tutto. Quindi ama tutto. Amo tutto. Io amo anche te, amo voi, amo. Parliamo di U-Board, The Board Game, gioco ambientato nella seconda guerra mondiale, dove il gruppo di giocatori, 1-4 giocatori, dovrà far immergere il sottomarino e cercare di distruggere più navi da carico inglesi degli avversari. Qual è la particolarità? Che questo gioco ha un'applicazione. L'applicazione che ti consente di giocare in tempo reale, che probabilmente ti darà qualche difficoltà, qualche, diciamo, una sfida in più. Certo, ti cambia le carte in tavola. E ti cambia le carte in tavola mentre stai giocando. Adesso ho un po' paura, il prossimo gioco non so se lo pronuncerò bene, e io mi prendo queste... Sti carichi importanti. Però aiutateci, mandateci un audio con scritto quello che dobbiamo dire. Il gioco in questione si dovrebbe chiamare Valparaiso, perché c'è un accentino sulla I. Vabbè, ve lo prendete così. Così, esatto. È un gioco gestionale dove noi andremo a interpretare dei mercanti che andranno a spingersi sempre più oltre negli oceani e dove bisogna cercare di pianificare al meglio e a lungo termine la mossa migliore per diventare i migliori mercanti oltre l'oceano. Infine era l'ultimo. No, ho fatto la gara.